Signor Carradini, tra tre giorni c'è la lettura del testamento di sua madre e lei deve tornare a Napoli. Un artista non lascia la nave. Un artista? Per dividere il patrimonio, la casa di vostra madre, dovrete convivere. Con Cicco? Sta partendo la funicolare! Questo non è la funicolare, questo è l'ascensore, serve a salire e a scendere. Ma perché la funicolare? Pensano, suo fratello è malato, ha una forma di schizofrenia simile alla paranoia ossessiva. Sto morendo! No, tu devi morire! Un misto di autismo e bipolarismo, quasi un'epilessia. Ma la fate la collezione? Io c'ho bisogno di questa casa. Non te la vendo! Cicco! Dove sei? Sono qui! Mo se non me li dai i 10.000 testoni, destrumo, destereno! Questa è la proposta d'acquisto. Mergerina, Napoli Mergerina, una magazzina. Questo va ricoverato in clinica. No, come no? Il testamento di mamma parla chiaro. Solo nel caso che rimaneste uniti potreste soffrire della cospicua rendita proveniente dalle proprietà di vostra madre. Cicco, non è uno, è mille. Il biglietto ce l'avete? No, portatemi in galera. Oh. C'è mai stata in pizzeria qua, lei? Che pizza io volevo? Egiziana. Vieni immediatamente qua! Vieni subito, ho detto! Ma che stai facendo? Una pizza capricciosa. Medica! Ascoltami bene, ascolta, sto parlando. Io vi do un consiglio, lasciate a Cicco a casa e chiudetevi voi. Va bene. Figlia, dobbiamo festeggiare il compleanno. Non sei nata nel mese di giugno? Ma dalle 3 di notte festeggia l'orario. Tutte in notte.